Nino Piaruldi, questa stagione va in archivio con una bella vittoria 5-3 contro l'Arcobaleno. Avevate iniziato così così, un po' contratti, poi vi siete ripresi e avete reagito. Sì, non avevamo iniziato nel migliore dei modi, a volte in questa stagione ci è capitato, e poi nel secondo quarto d'ora del primo tempo l'abbiamo subito rimessa in carreggiata. E secondo me un grande Gianluca oggi dei giudici ci ha dato una mano, soprattutto nel primo tempo, e nel secondo nel tenere palla quando era in campo e loro salivano in pressione per cercare di recuperare il risultato. Che stagione è stata? Adesso è finita, possiamo tracciare un bilancio completo? Il bilancio lo possiamo tracciare non proprio completo, perché abbiamo anche due partite da recuperare e che proveremo a vincere. E è stata una stagione buona, potevamo fare di meglio, soprattutto a Genzano, quando abbiamo perso e di conseguenza abbiamo buttato alle ortiche tutto quello di buon quello che avevamo fatto bene, insomma, fino a quel momento, ma siamo soddisfatti. Enzo Marinelli, avevate iniziato benissimo questa partita, molto meglio della PR, poi avete un po' subito il recupero loro e alla fine, insomma, è uscita questa sconfitta. Ma purtroppo non è che capita, questa cosa è capita molto spesso quest'anno, perché noi abbiamo fatto, anche se non sembra, ma delle buonissime prestazioni con le squadre più quotate di questo girone, tipo Polisportiva, Don Bosco e via dicendo. Però purtroppo durante il percorso della partita lasciamo delle cose che non dovremmo, cioè dovremmo essere più cattivi. È vero che noi siamo una squadra molto giovane, quest'anno è stata una squadra che è stata realizzata, formata già quasi a inizio stagione, perché ci sono state varie vicissitudini che non mi metto adesso a esporre perché non è anche corretto per i confronti di chi non ha potuto partecipare in questo gruppo. Comunque la sconfitta c'è, facciamo tanti complimenti alla squadra avversaria perché ha vinto, però nello stesso tempo devo fare i complimenti anche ai nostri ragazzi, in particolare al mister Colonnelli, che diciamo che è l'allenatore, io gli sto semplicemente dando una mano, però un ringraziamento a tutti i ragazzi perché si sono veramente dedicati, e noi arrivando in questa posizione siamo in campionato, è come se avessimo vinto il campionato, e questo non lo dico per spavalderia ma per pura fatto delle cose, perché effettivamente è così. C'è rammarico perché abbiamo lasciato dei punti durante l'ultima parte della stagione, abbiamo lasciato dei punti che magari potrebbero essere stati utili, perché eravamo arrivati fino al punto di poterci giocare il campionato con lo scontro diretto con la Polisportiva Genzano, però giustamente la Polisportiva Genzano è una squadra molto più organizzata e attrezzata di noi, ce la siamo giocata apertamente, però ripeto, un grazie a tutti i ragazzi perché hanno meritato questa posizione che hanno ottenuto, un grazie al presidente della società, nell'ordine fattispecie Gianmarco Fagnani, e grazie anche al mister Colonnelli che mi ha dato e mi continua a dare questa possibilità di stare a fianco a lui e fare un percorso di altre battaglie, altri campionati, sperando di fare qualche risultato più positivo.